Sicuramente, sì. A parte, insomma, netto di tutto sono, ecco, poi dobbiamo specificare le difficoltà che una pubblica amministrazione attraversa, insomma, nella gestione di quelli che sono, di quelle che sono le opere, di quelli che sono i grossi finanziamenti che si ricevono, però è chiaro che poi devi saperlo gestire. Quando poi si hanno strutture, ecco, sottodimensionate, è chiaro che diventa ancora più difficile poter stare al passo di quelle che sono le aspettative, legittime aspettative di chi magari ha ricevuto un finanziamento e deve mettere in esecuzione poi l'opera. Ecco, la povera Stefania Righerini, ecco, povera nel senso di direttrice dell'area ambiente, dell'area cultura, è sola nel suo ufficio, costretta a dover assolvere una serie di impegni gravosi per una città di 26.000 e passa abitanti. Abbiamo trovato un gruppo, un dipendente che aveva, era come gruppo di 10-15 procedimenti, cioè cose impossibili. Cioè, molto spesso ti scontri con una pubblica amministrazione che è incapace di poter stare al passo di tutti gli interventi che magari sono stati finanziati e avviati. Quindi si capisce bene che con poche risorse, con pochi dipendenti, diventa davvero un'opera faraonica poter avviare tutto e avviare ovviamente gli interventi che meritano, tipo questo. Però ci stiamo lavorando. Ovviamente l'impegno è massimo, perché giustamente, ecco, la città di Conversano è una città straordinaria, una città molto ricca, ha un patrimonio culturale notevole, un patrimonio, un polo archivistico di tutto rispetto, un polo museale, un polo ecclesiastico con tutti i monumenti, insomma, e c'è tantissimo, c'è tantissimo. Questa struttura, e quindi la Community Library, la Fondazione di Vagno, è davvero per costituire il fiore all'occhiello della città. Della città e della società e della comunità, ecco, della nostra comunità. Le intenzioni su San Benedetto sono le migliori, perché dopo riflessioni con la politica abbiamo deciso di dedicare, di fare di San Benedetto davvero il polo bibliotecario per eccellenza. Quindi poter trasferire qui anche la biblioteca comunale, poter trasferire qui l'archivio storico, far sì che questa struttura viva, e oggi vive, e questo è molto importante, oggi si percepisce questa vitalità, anche nell'avviare i lavori della Community Library, ecco, avverti questa sensazione di piacere, piacere dettato da un sapere che è già in divenire, e già si prospetta. Cioè, percepisci quale potrà essere lo sviluppo di questa struttura con ambienti ricchi, ricchi, non solo di libri, ma ricchi di un sapere particolare che solo organizzazioni come la Fondazione di Vagno hanno saputo in questo periodo creare e trasferire alla gente di Conversano, non solo, ma a tante altre persone che hanno avuto la fortuna di frequentare e di vivere Lettore in favola, Lettore in tante cose che la Fondazione, insomma, ha coltivato. E quindi si percepisce, ecco, la soddisfazione di un amministratore proprio questa. Perché nelle tante cose che un sindaco ovviamente è costretto ad affrontare come sindaco di una città, quindi i più svariati provvedimenti, dicevo prima, dalle cose più banali alle cose più impegnative, beh, poi quando sei al cospetto di giornate tipo questa, ecco, queste giornate ti appagano del sacrificio quotidiano che magari tu affronti, e sono iniziative, sono progetti che ti fanno guardare oltre. Ecco, come diceva giustamente il Presidente, a prescindere da quella che potrà essere la mia amministrazione o quella che c'era prima o l'amministrazione futura, quello che conta è poter dare quel contributo intelligente, lungimirante, affinché
queste strutture, queste iniziative possano andare nella direzione giusta, creare, seminare cultura, seminare crescita sociale, provocare quella evoluzione della società che sola è in grado di poter determinare e dettare un cambiamento intelligente. Perché oggi, dico sempre, in un periodo sociale particolarmente compromesso, non possiamo che affidarci a un sapere, a dedicarci al sapere, alla cultura, perché oltre al fatto che oggi, ecco, le imprese culturali, tutto quello che attiene alla cultura può dare ricadute anche di tipo lavorativo, economico, però ecco, è un settore che sicuramente produce uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale. Quindi l'attenzione, ecco, dell'amministrazione è, ripeto, massima. Si lavorerà, si faranno gli sforzi migliori affinché si possa andare nella direzione giusta e si possano rispettare soprattutto i tempi, perché l'iniziativa del centenario è importantissima. E quindi noi saremo vigili su questo, cercheremo, ci siamo già attivati col trasferimento, ecco, con quello che potrà essere il trasferimento dell'attuale sede della fondazione, provvisoriamente verrà allocata in altri ambienti per rendere possibile da subito l'inizio dei lavori. Cercheremo di fare tutto il possibile affinché questo trovi la compiuta realizzazione. Poi è chiaro, variabili ce ne possono essere. Non mettiamo mai, non diamo mai certezze, perché, ripeto, amministrando ti rendi conto che gli imprevisti possono essere molteplici. Però ecco, bisogna essere attenti e gestire queste cose nel migliore dei modi. Resta il fatto che l'iniziativa è di una valenza straordinaria, di un'indubbia valenza, e su questo credo che ognuno di noi dovrà dare, insomma, tutto il contributo possibile e immaginabile affinché davvero si possa poi raggiungere il risultato che intendevo, non solo Community Library, ma anche tutto il polo bibliotecario negli ambienti che si stanno ristrutturando, e il polo archivistico e tutto quello che può diventare San Benedetto. Questo è il mostro mappe, no? All'epoca delle badesse in forse è destinato a essere mostrum. Si diceva stamattina, conversando del latine delle Puglie, no? veniva così ricordata come latine delle Puglie. Siamo nel posto giusto, quindi evidentemente il fato ha deciso che la vocazione di questa nostra struttura debba essere quella, e io credo molto al destino e al fatto. Quindi evidentemente dobbiamo andare in questa direzione, e non sbagliamo direzione, perché siamo sulla direzione giusta. Questo è il posto che potrà essere, ecco, di ausilio alle future generazioni. Inteso così, potrà essere di ausilio alle future generazioni affinché nel tempo possa produrre i risultati migliori. Io e la mia amministrazione, per quello che può comportare, ci crediamo tantissimo. Abbiamo sempre detto, corso della trascorsa campagna elettorale, che crediamo molto nel discorso identitario della nostra città. Il discorso identitario della nostra città, che non è guardare soltanto al passato ma anche al futuro, passa attraverso questo tipo di iniziative. Non potrebbe essere altrimenti. E quindi siamo fermamente convinti che seguendo questa strada potremo sicuramente qualificarci. Potremo raccontarci, potremo essere gli amministratori forse da ricordare per iniziative valide. Ecco, è questo, dobbiamo cercare di lasciare qualcosa di migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. E questo forse è la cosa più importante, lasciare qualcosa di più bello, più attraente, più accattivante, lasciare di più. E in questo spirito che vogliamo agire, e in questo spirito agiremo. Grazie.